Cilento TV ha raggiunto telefonicamente l'ex consigliere Orlando Laino. Abbiamo chiesto perché è venuta a mancare la maggioranza al sindaco Bortone. Perché è caduta questa maggioranza? La maggioranza prima di tutto è caduta già nel momento in cui, nell'aprile del 2011, fui fatto fuori dal sindaco. E questo comportò, secondo il sottoscritto, una spaccatura profonda all'interno dell'amministrazione. È caduta, è partito lì la caduta del sindaco, perché a parte gli ultimi battibecchi tra UDC e la lista, l'amministrazione Bortone attuale, bisogna risalire alla mia defenestrazione, che vi sono stati un motivo molto importante, cioè determinanti sono state le tre donne dell'amministrazione Bortone. In primo luogo della dottoressa Rosanna Matteo, la quale, nonostante un finanziamento avuto di 300.000 euro in corso, essendo assessora e inoltre essendo assessora, è venuta via dall'amministrazione per sollevare il sottoscritto. Non a caso 300.000 euro si sono avuti un mese fa, ma se fosse rimasto l'assessore Rosanna Matteo si sarebbero avuto 5 mesi fa. Quindi l'assessore al turismo, che ha fatto avere 300.000 euro al comune, nonostante questo si è dimesso per sollevare a me. La stessa dottor Pino Di Bello si è dimessa perché, nonostante gli attacchi che aveva la sorella, che noi gli facevamo la sorella come vigilista, con tutti quanti noi, lei si è dimessa per onestà, per seguire il sottoscritto. Non come quei consiglieri che con 40 voti si sono attaccati alla giacchetta del sindaco e hanno tirato avanti per un posticino di assessorato, perché questa doveva essere la regola degli amministratori allora. Un'altra persona di grandissimo livello, che in pochissimo tempo ha raggiunto livelli enormi, tanto da gestire la segreteria, è stata la dottoressa Palmina Principe, la quale la sua uscita ha provocato un intero polverone all'interno dello staff del sindaco, perché non sono più riusciti a coordinare tutte le innumerevoli attività che si verificano all'interno del comune. Mi è dispiaciuto perché vi erano grossi finanziamenti che questi personaggi, subentrati dopo, che hanno detto che in pochissimo tempo avrebbero attivato i finanziamenti. A dimostrazione di questo, che hanno perso tutto loro, io, appena subentrerà la commissaria prefettizia, la dottoressa Di Asmundis, mi recherò unitamente al mio gruppo del PDL, dalla dottoressa Di Asmundis, affinché proceda immediatamente a trasmettere tutti gli atti, almeno dell'erosione costiera per l'importo di 74 milioni di euro, alla presidenza della provincia Cirielli. Consigliere Laino, come si sta organizzando per l'imminente campagna elettorale? Ma come mi sto attivando? Innanzitutto io mi sono sentito con tutti i colleghi del PDL, naturalmente, più qualche altro, perché voi sapete benissimo che si sa benissimo che sarà una lista civica, non sarà solamente PDL, ma sarà PDL e altri. Mi sento molto legato con Rosanna Matteo, questo non è indiscutibile, perché comunque personalità che ha rivolto verso di me, quindi io un personaggio come Rosanna Matteo non ho nessunissimo dubbio da tenere sempre a fianco. Per quanto riguarda le previsioni del sindaco, eccetera, va bene, questi sono ancora cammini molto lunghi e prima di tutto dobbiamo fare un gruppo coeso, forte, e poi da lì dovrà uscire il sindaco. A me mi stanno bene tutti come sindaco, non ho preclusione verso nessuno, purché si faccia una lista consapevole di vincere e di portare effettivamente il comune a certi livelli e non fermarsi allo stipendiuccio, ma bisogna dare per immediatamente i finanziamenti, perché il comune di Camerota ha bisogno urgentemente di rientrare nell'elite dei comuni del Cilento.